Vediamo il servizio da Vienna. L'Inter schiera Zenga, Antonio Paganin e Orlando, Jonk, Bergomi e Battistini, Bianchi, Manicone, Berti, Bergkamp nel secondo tempo dell'anno dal 44esimo e Sosa, Ferri dalla mezz'ora della ripresa. Gli austriaci vanno subito all'attacco, comunque l'azione più pericolosa è di Sosa in questa circostanza, ma l'uruguaiano tira male, guardate come svirgola il pallone col sinistro, il suo piede preferito, e qui è Pfeifenberger a colpire di testa e mettere a lato. Grande pubblico sugli spalti, qui c'è un'occasione per l'Inter, Bergkamp che avanza, ma poi si allunga troppo la palla, vediamo, e il pallone termina fuori, vorrebbe il calcio d'angolo, protesta, ma il calcio d'angolo non viene concesso. E andiamo avanti, questa è l'occasione che ha dato la possibilità all'Inter di passare, Sosa che dà a Berti che in diagonale batte il portiere austriaco. Esulta Berti, a Vienna aveva segnato anche un gol decisivo in Austria-Italia ai tempi della gestione Vicini, forse lo ricorderete. Intanto stiamo vedendo i vari replay del gol di Berti, un gol che probabilmente vale la Coppa. Berti è in gran forma in questo periodo. Qui vediamo che è Bergkamp a tirare piuttosto male, l'olandese in brutta serata, si è sacrificato comunque in difesa, Manicone alto, primo piano di Manicone, e poi vediamo l'azione che avrebbe potuto fruttare il secondo gol all'Inter. Gran botta di Sosa e traversa, palo, traversa, incrocio dei pali, Sosa in primo piano, rivediamo il tiro, vedete il poderoso sinistro dell'uruguaiano che batte sul legno alla destra del portiere che non c'è neppure in porta, quindi sfortunata l'Inter e siamo al secondo tempo. C'è questa azione e vedete che Bianchi commette fallo, è già ammonito ed il direttore di gara lo espelle. Quindi l'Inter rimane in 10 uomini, cartellino rosso per Bianchi, rivediamo l'azione, ecco, vedete ha trattenuto il numero 6 austriaco e per questo è stato espulso. Quindi Inter in 10 uomini, ma nonostante tutto attacca l'Inter, qui c'è un colpo di testa di Battistini fuori sul calcio d'angolo e poi un'occasione per l'Austria, per la squadra austriaca del Salisburgo, stavolta se la vede brutta, Zenga si mette le mani nei capelli, Stadler, esce Sosa ed entra Ferri, si rafforza la difesa dell'Inter, ecco Marini attacca la squadra austriaca e c'è questo tiro di Muzek parato facilmente da Zenga. L'Inter ha l'occasione per raddoppiare con Jonk che arriva come vedete in diagonale, sembra gol ma il pallone finisce fuori. Poi c'è un tiro degli austriaci di Pfeifenbergen, un tiro Pfeifenberger tira fuori da una buona posizione e infine il fischio finale, l'Inter ha messo le mani sulla Coppa UEFA. Nella partita di ritorno a San Siro cercherà naturalmente di conservare il vantaggio e di portare a casa la Coppa. Marco Civoli con Berti. Forse questo gol può valere la Coppa UEFA, sai? Ma che sorriso! Sono contento, non posso che non essere felice in questa serata. Il padre mi porta... Sì, perché tu qui avevi già segnato con la nazionale 4 anni fa. Sì, sì. Speriamo che sia importante, adesso dobbiamo stare tranquilli e affrontare questo ritorno con questo pesante vantaggio come hai detto tu e gestirci la partita insomma.